Se vi volete accomodare, giù, se no rimanete in piedi, dovete crescere, va bene. Allora, mi presento, io sono Giampiero Padalino, sono un attivista del quarto municipio, sono stato candidato alle scorse elezioni regionali nel Lazio, assieme a Davide Campanella che sta seduto nella parte tecnica. E ringraziamo, diciamo, li facciamo subito i ringraziamenti, ringraziamo Marco che si occupa e Maurizio che si occupano della diretta streaming di questa presentazione e di questa giornata. Poi casomai vediamo quanti sono i collegati, mi piace questa cosa, quanti abbiamo in questo momento? T'apposto. Bravo! Allora, oggi, ecco, apposto. Oggi presenteremo la lista del quarto municipio che concorrerà alle prossime elezioni comunali, vi presenteremo il candidato sindaco per chi non lo conosce, presenteremo i candidati consiglieri che provengono dal quarto municipio, consiglieri comunali. Purtroppo Roberta Spoletini, che è in dolce attesa, non è potuta venire perché forse Giacomo, che è il marito, tra un po' correrà perché diventa padre, quindi diciamo Roberta poverina sta a casa, la ricordiamo, facciamo un applauso. E con noi sì. E adesso diciamo io, con noi c'è Roberta Lombardi. Roberta, così ti do subito la parola, che è la capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, che è venuta a trovarci. Eccola qua, anche lei diciamo vive nel quarto municipio. E adesso lascio la parola, 5 minuti, io tengo il tempo, anche me, io tengo il tempo, mi dispiace, dovrò interrompervi un po' a tutti in modo tale che tutti rientriamo e non facciamo tardi e possiamo andare a cena tutti a casa questa sera. Prego Roberto. Grazie Giampiero. Allora io dirò due parole così perché non era preventivato l'intervento, quindi non ho preparato niente, come di solito succede tra l'altro. E poi magari facciamo un vice, posso sfruttare i miei 5 minuti magari per ricevere qualche domanda, se avete qualche domanda su quello che stiamo facendo in Parlamento in questi giorni. Come diceva Giampiero, io sono del quarto municipio, sono trasferita a giugno. E sono entrata subito in contatto con un gruppo fantastico, che è il gruppo di queste persone che vedete dietro di me e che sono dietro di me non solo oggi in senso fisico, ma sono dietro di me sempre anche in senso psicologico, di supporto, perché insomma dentro il Parlamento è veramente dura, e poi insomma se avremo modo e tempo di raccontarvelo, vi racconteremo queste esperienze. E dicevo di questo gruppo, che è un gruppo che lavora da un paio d'anni nel municipio, è un gruppo di persone eccezionali che dedicano sistematicamente tempo, passione, energie a fare attivismo, a spiegare come funziona il movimento, a spiegare quali sono i valori e le idee del movimento, a fare rete con gli altri cittadini e a far capire qual è il modo di lavorare del Movimento 5 Stelle, dove il senso vero è la non principio di delega, cioè chi decide di votare il Movimento 5 Stelle è perché mettendo quel segno sul nostro simbolo si impegna con se stesso a dedicare un piccolo, anche un piccolissimo spazio della sua vita al bene comune, al senso della collettività, e quindi a riappropriarsi del suo senso di cittadinanza, a capire che la politica non è una cosa che è al di fuori o al di sopra delle nostre teste, ma che ognuno di noi fa politica nella vita di ogni giorno, con le scelte di ogni giorno. Posso andare? Sì, solo una cosa, se giù non sentite, perché c'è rumore, qua davanti c'è qualche posto, prendete la sedia e spostatevi avanti, proprio è un predicatore. Quindi il park con la cassetta della frutta a predicare, fantastico. E quindi io vi invito, chi non lo avesse ancora fatto, ad entrare in contatto col gruppo del quarto municipio. Loro dico loro perché ultimamente con gli orari del Parlamento io non sono più molto presente, però ci vediamo un paio di volte a settimana, un incontro venerdì fisso per l'accoglienza e un incontro martedì invece tra gli attivisti, quelli che sono più operativi, per definire le attività della settimana. L'indirizzo del posto dove ci vediamo è via Montepatulo, non so più se è il 37, vabbè, abbiamo le idee un po' confuse ma molto chiare su altri argomenti che non siano il civico. E tra l'altro ne approfitto di questa occasione per rilanciare un'idea che avevo detto a qualcuno
qualche, i primi tempi, cioè i primi giorni della, dopo lezione, cioè di prendere l'abitudine una volta al mese di incontrarci tra noi cittadini per raccontare quello che sta succedendo. Cioè io vi posso portare l'esperienza di che cosa succede al Parlamento e mi piacerebbe tra l'altro anche magari creare delle giornate dove gruppi di cittadini rientrano dentro l'istituzione del Parlamento, quindi sapere che ci sono dei giorni che magari qualcuno di voi viene, così vede come si lavora, capisce, cioè iniziamo ad aprire queste porte di questi palazzi del potere che vengono viste sempre come qualcosa di lontano, inaccessibile rispetto a cittadini normali. E poi creiamo un appuntamento fisso una volta al mese dove ci incontriamo, dove chiacchieriamo, dove voi mi dite le percezioni che avete, io vi racconto che cosa sta succedendo e ci confrontiamo, perché non vi dimenticate mai che noi all'interno delle istituzioni siamo solamente dei terminali di una rete di cui voi fate parte e noi siamo parte di questa rete e quindi per dare un senso a questo discorso di rete ovviamente dobbiamo vederci, parlarci, confrontarci. Volete sì farmi qualche domanda? Se siamo le 2-3 in modo che possiamo andare più avanti con gli altri, se no se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Allora a questo punto io passerei, tra l'altro il quarto municipio, talmente bello, figo questo gruppo che è anche il nostro candidato sindaco del quarto municipio, quindi. E lo faremo parlare per ultimo per punizione. Allora cederei la parola agli altri e vi ringrazio dell'accoglienza anche oggi. Devo dire che come al solito quando poi vedi le persone reali è tutto un altro mondo rispetto a quello che succede su internet o insomma nella rete o sui media. Ringraziamo Roberta. Accogliamo tutti insieme questo invito nell'organizzare questo incontro per andare alla Camera, andare a vedere cosa succede e nell'organizzare ogni mese, prendiamocelo come impegno tutti quanti, pronto? Nell'organizzare ogni mese un evento dove Roberta riporterà a tutti noi ciò che accade all'interno della Camera. A questo punto ci dovrebbero essere i video, non so se si vedono, se no andiamo avanti. Li vediamo dopo. Allora adesso lascio la parola a Massimo Moretti, che è il candidato presidente nella lista municipale del terzo municipio, ex quarto municipio. Grazie Giampiero. Dunque, benvenuti a tutti, grazie per essere qui alla nostra assemblea in questo pomeriggio festivo. Dovevamo vedere dei video, ma vabbè, li vediamo dopo. Scusate, non sono un oratore, no. Praticamente prima del video, comunque vi volevo dire, da noi realizzato e proposto, vi racconto in breve la creazione del nostro gruppo, quindi possiamo dire la genesi del Movimento 5 Stelle al quarto municipio, attualmente è diventato terzo, secondo il nuovo statuto del Comune di Roma, approvato a marzo 2013. Dal 2009 mi interessa il Movimento 5 Stelle, mi sono iscritto e ho ricevuto la registrazione al Movimento Nazionale il 6 febbraio del 2010. Dopo lunghe approfondite riflessioni, condividendo le linee guida della Carta di Firenze, ho deciso di iscrivermi anche al vecchio forum, creato il 14 novembre 2010. In seguito ho scelto personalmente di attivarmi, così il 18 febbraio del 2011 ho organizzato il primo banchetto del quarto municipio a Villada. Vi confesso che quando sono uscito di casa con mio figlio ho provato una strana sensazione. Da un lato il fatto di sottrarre tempo prezioso alla mia famiglia mi ha creato qualche disagio e perplessità, ma la forza e la determinazione, un pizzico di coraggio mi hanno spinto a muovermi per cercare di fare qualcosa di utile per la nostra città. In riferimento a quella prima data di avvio, gentili signori, qui vi ho portato anche una foto storica di quel giorno, scattata da Paolo Ferrara, attualmente candidato presidente del Movimento al 13° municipio Ostia, con il quale ho avuto il primo contatto virtuale e in seguito ci siamo incontrati presso il secondo municipio, dove siamo stati e sono state inoltrate le richieste per l'occupazione del suolo pubblico in previsione dei successivi e numerosi info point programmati sul territorio. Nell'immediato periodo
mi sono messo in moto per trovare un posto adeguato dove poter organizzare i primissimi incontri municipali. L'obiettivo principale era quello di riuscire a coinvolgere il maggior numero di persone iscritte al forum del Movimento 5 Stelle Roma nelle vicinanze. Le riunioni si sarebbero dovute svolgere in un luogo d'incontro adatto ad accogliere un certo numero di persone, che però in quel momento non sapevo quantificare. Quindi, come un cane sciolto, sono andato alla ricerca di vari locali ubicati nel territorio, chiedendo la disponibilità di una sala per organizzare i primi eventi. Immediatamente la scelta è ricaduta anche presso la parrocchia di San Clemente, essendo Don Carlo un mio affezionato cliente, il quale si è reso gentilmente disponibile a offrirmi una sala libera, ma vincolata da orari stabiliti. Quindi ho preferito ripiegare su un locale più piccolo, scegliendo un bar nella zona. Parallelamente ho iniziato, attraverso il sistema online del sito roma5stelle.org, la creazione degli eventi settimanali per i singoli incontri previsti. I primi sono stati da assoluto solista, e rendendomi conto della necessità dell'utilizzo di internet, la mia ricerca mi ha portato quindi a individuare un altro bar fornito di wifi, dove ho avuto la possibilità di far conoscere meglio il sito di Beppe Grillo e condividere con i presenti i video annessi. Contemporaneamente mi adoperavo anche per organizzare i banchetti informativi presso diversi siti individuati sul territorio. E a tal fine era necessaria la richiesta di occupazione suolo pubblico presso il municipio di Via Fracchia, versando personalmente la quota richiesta dagli uffici predisposti. Per tali eventi sono stati necessari anche l'acquisto del gazebo, sempre a mie spese, caricato sul mio scooter e sempre pronto per la realizzazione degli infopoint. L'esperienza per me nuova di trovarmi in mezzo alla strada a parlare con la gente mi ha portato inoltre a capire la necessità di rendere più visibile il messaggio che volevo trasmettere. Quindi ancora una volta mi sono ritrovato ad escogitare sistemi più chiari di comunicazione diretta, immediata, anche attraverso l'utilizzo dei fratini con il logo del Movimento 5 Stelle al centro. Quindi, con un accordo con Paolo Ferrara, che avevo sempre dei contatti, ho anticipato la somma prevista per l'acquisto del materiale. Malgrado ci fosse un buon riscontro fra i residenti della zona, alcune volte però, montando i primi pali del gazebo per il previsto banchetto, mi sono sentito scoraggiato, trovandomi ancora solista in mezzo agli sguardi confusi della gente. Ma all'arrivo dei primi futuri attivisti riuscivo a risollevare il mio stato d'animo. L'entusiasmo, la costanza e l'impegno mi hanno aiutato a continuare a credere che forse sarei stato in grado di realizzare una piccola e itinerante orchestra. Con l'avvento del Corsa Dei dell'8 settembre 2011 a Piazza Navona, dove ho conosciuto Davide Campanella insieme a Piero Cristini, già attivo con me da qualche mese, è avvenuto il vero cambiamento. In seguito, con tutti gli altri musicisti e attivisti, siamo riusciti a creare una struttura più organica, coinvolgendo man mano un maggior numero di attivi, fino a costruire un gruppo coeso e affiatato, superando le difficoltà via via incontrate. Grazie all'impegno e alla serietà di tutti, Giampiero Padalino, Massimo Simonelli, Giacomo, Simone, altro Simone, Fabio, Gilberto, Roberta, altra Roberta, Marco Duspiva, Eugenio De Vita e altri ancora. Mi scuso per non avere il tempo di menzionare esattamente tutti i componenti. Successivamente gli impegni, gli incontri si sono avvicendati sempre più numerosi e, non avendo rimborsi, sponsor, contributi o d'altro, ancora una volta mi sono ritrovato a risolvere i problemi logistici fino a mettere a disposizione il mio locale per organizzare l'assemblea degli attivi, dove venivano concordate le linee guida e programmati successivi importanti eventi per tutto il Movimento 5 Stelle Roma. Con il cambiamento del sito Movimento 5 Stelle, questo qua di Roma, e la scelta dei futuri candidati comunali e municipali, mi sono impegnato a produrre certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti della quasi totalità dei componenti degli attivi del quarto municipio. Inoltre, l'arrivo di Marcello De Vito, nostro caro candidato portavoce sindaco a Roma, e oggi qui presente con noi, è di Roberta Lombardi, attualmente capogruppo della Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, tutti e due provenienti quindi dal nostro municipio. Ci ha reso particolarmente felici e sono la testimonianza del lungo assiduo lavoro svolto insieme fino ad oggi e l'inizio di un percorso che ci auguriamo porti alla realizzazione degli obiettivi previsti anche dal nuovo programma municipale. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Passo la parola a Giampiero. Grazie.
Allora, ringraziamo Massimo, persona che diciamo lavora nel quarto municipio da parecchi anni, proprio anni e anni, dopo lo dirà, e uno dei fondatori, tra virgolette, del Movimento 5 Stelle qui nel quarto municipio. Inizialmente le riunioni eravate in due, in tre, come hai appena detto, no? Nei locali, nei bar, non avendo sede. A questo punto diciamo io lascio la parola a Massimo Simonelli, candidato come consigliere municipale nel quarto municipio, che inizierà a parlare del programma partecipativo, cos'è e cosa si svolge. Buonasera a tutti, sono Massimo Simonelli e mi presenterò in maniera più compiuta più tardi. Voglio iniziare con i complimenti. Il primo complimento è quello che ci facciamo tutti noi, noi a voi e voi fate a noi, perché oggi è domenica, c'è il sole, si sta bene fuori, ma noi siamo qui. È la domenica, giorno preposto a tante altre cose, ma noi siamo qui. Noi siamo qui ad occuparci della gestione delle cose pubbliche e questo è il motivo per farci complimenti tutti fra di noi. Il secondo complimento invece lo vogliamo fare noi a voi, perché voi venendo oggi a questo evento siete partecipanti ad un evento completamente gratuito, perché questo, come tutti gli eventi che organizzeremo, compresa tutta la campagna elettorale, saranno eventi che non costeranno assolutamente nulla nelle tasche già al mal ridotte di tutti i contribuenti, e questo non so se altri partiti possono dirlo. Adesso veniamo al motivo di questa mia presentazione, la presentazione del programma, il programma partecipato del Movimento 5 Stelle per il terzo municipio. Per introdurre il programma voglio parlare di una discussione che ho sentito giorni fa in un programma televisivo. In questo programma televisivo uno degli ospiti, una persona di cultura piacevole, interessante, a un certo punto diceva questo concetto qua, parlando del Movimento 5 Stelle e dei nostri portavoce, perché ormai è un argomento molto di attualità, e diceva: queste persone vivono un equivoco, perché loro vogliono la democrazia partecipata, diretta, quando invece l'Italia è una repubblica di democrazia rappresentata, e quindi loro vivono un equivoco. Bene, noi del Movimento 5 Stelle non la pensiamo assolutamente in questo modo. Per noi si può partecipare la rappresentanza, e questo non è un gioco di parole, ma è una cosa a cui noi crediamo fortemente. Dico questo perché il programma municipale nasce con questo spirito, con questo approccio. Quello che noi abbiamo elaborato ad oggi è un documento che nasce dal confronto con tutti i cittadini, confronto che si è avuto in mille modi, i modi con cui noi ci rapportiamo con la cittadinanza, e quindi nasce dalle idee scaturite dai questionari che noi compiliamo insieme ai cittadini nei nostri infopoint, nasce dalle discussioni durante le riunioni di benvenuto, le riunioni operative, nasce anche nel forum, che è uno strumento importante del nostro modo di rapportarci, utilizzando anche strumenti tecnologicamente più avanzati, nasce dalla piattaforma Liquid Feedback, esatto. Però qual è il valore aggiunto? Che questo documento che noi abbiamo elaborato, messo a punto ad oggi, è un documento dinamico, quindi nelle prossime settimane noi vi invitiamo a confrontarsi, a venire da noi, a portarvi i vostri contributi, le vostre impressioni, i vostri suggerimenti, per arrivare a definire un documento che è effettivamente un documento della volontà dei cittadini del quarto municipio. Detto questo, se Davide può proiettare, il programma si articola su 9, chiamiamoli macro temi. Ognuno di questi macro temi poi ha in sé degli argomenti di attenzione, e saranno quelli che poi vi andremo a esporre in maniera molto telegrafica, in maniera con dei flash, quasi degli slogan. Noi abbiamo messo al primo punto di questo programma i servizi sociali, dopodiché la trasparenza dell'amministrazione,
una cosa che riteniamo molto, riteniamo, ritenete tutto importante, perché torna a dire frutto del confronto con fra tutti noi. Quindi il piano municipale della mobilità, le attività, i servizi culturali, sportivi, ricreativi in ambito locale, i servizi scolastici ed educativi, la difesa e la riqualificazione del nostro territorio, lo sviluppo economico locale e quindi l'orientamento nella gestione dei rifiuti. Detto questo, ci alterneremo nell'illustrarvi questi argomenti d'attenzione di ciascun macro tema che ho appena elencato. Grazie. Grazie Massimo. Quindi famoso liquid feedback, diciamo, che come ben tutti sanno il movimento inizialmente parte sulla rete e quindi il programma è stato partecipato inizialmente sul forum roma5stelle.org e poi avendo anche un'altra piattaforma che si chiama liquid feedback e su cui abbiamo fatto anche internamente e aperto a tutti dei corsi di formazione per capire come funzionava. Ovviamente il programma è sempre work in progress e quindi ben vengano le varie, come dice Massimo, i vari feedback, potete venire pure ai banchetti quando ci trovate e lasciare le vostre opinioni, perché è, diciamo, capiamo anche che non è facile e non tutti hanno l'accesso alla rete, ok? Però fisicamente ci siamo e siamo anche presenti nel territorio con i banchetti. A questo punto, diciamo, io do di nuovo la parola a Massimo che si presenta. Chi è Massimo? Adesso capiremo chi è Massimo e poi ci dà le pillole sul programma. E devi venire qua in modo tale che... Dunque, vabbè, sono Massimo Moretti. Parlerò per il sociale, comunque partiamo, conosco bene questo quartiere perché lo frequento e ci lavoro da quasi 30 anni. Sono un ex pilota di moto di varie specialità sportive e motociclistiche. Attualmente sono titolare di un'attività di assistenza vendita moto e scooter, la quale offre quotidianamente al cittadino un servizio che richiede costantemente aggiornamento, professionalità, impegno e fiducia. Ma i numerosi clienti, ormai affezionati da anni, ogni giorno mi dimostrano soddisfazione, riconoscimento e stima. Inoltre la relazione cordiale con i miei acquirenti e l'ascolto mi ha dato nel tempo la facoltà di analizzare anche le reali esigenze dei cittadini motociclistici e non solo. Mi ha fatto intravedere la possibilità di poter offrire un servizio qualitativamente migliore, più efficiente e che risponde effettivamente alle reali necessità di ognuno di noi, per cui uno possa effettivamente valere uno. Il degrado e la disattenzione urbana e metropolitana che ci assediano ogni giorno sono stati per me in questi ultimi anni motivo di riflessione e posso dire anche di approfondimento e studio. Ho 52 anni, ho un figlio di 23 anni, attualmente residente all'estero per motivi di studio. In seguito al mio successivo matrimonio, grazie a mia moglie sono diventato anche padre affidatario. Da oltre 3 anni sono attivamente impegnato nel sociale. Ho intrapreso un percorso personale di formazione, aggiornamento e preparazione in itinere, scegliendo di partecipare a un progetto di affido familiare con il Comune di Roma, successivamente al quale ci sono stati assegnati 2 bambini, attualmente di 9 e 12 anni, che da 3 anni vivono presso la nostra residenza, insieme con i nostri fedeli animali, 4 gatti e 2 cani. Grazie. Questa esperienza mi ha particolarmente arricchito e dato la possibilità di capire quanto sia necessario sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica alle tematiche sociali di aiuto e sostegno. A tal proposito ho prestato particolarmente cura e attenzione ai temi sociali presentati nel nuovo programma del terzo municipio, del quale mi accingo a elencarvi i principali obiettivi riguardo il piano sociale. Primo punto, creare rete tra i servizi sociosanitari. L'attivazione del PUA, punto unico d'accesso. Il 2, creare rete nell'informazione. Il punto numero 3, la prevenzione come obiettivo fondamentale. Il 4, potenziare l'assistenza domiciliare. 5, offrire occasioni di inserimento lavorativo. Il 6 è favorire la formazione e l'aggiornamento. Andando avanti il 7, realizzare ambienti e spazi comuni anche per incoraggiare l'integrazione intergenerazionale, sostegno alla famiglia e famiglia come risorsa e la creazione di uffici satelliti.
Per la realizzazione del piano sociale ringrazio in modo particolare la professoressa Maria Romano per aver fornito un approfondito quadro generale della situazione attuale esistente nel nostro territorio. Ringrazio inoltre la dottoressa Giovanna Natalucci, sociologa, direttore URP dell'azienda ospedaliera San Camillo Fornanini di Roma, e la professoressa Claudia Natalucci, docente di scienze motorie e dottore in pedagogia. Ok, vi ringrazio della cortese attenzione e ripasso la linea a Giampiero. Grazie Massimo. Il candidato presidente del terzo municipio ex quarto, ci hanno fatto questo regalo di cambiare i nomi prima delle elezioni per confondere meglio le idee a tutti, sicuro, grazie Alemanno, ringraziamolo, e chi ha approvato sta roba. Diciamo questi ragazzi non sono politici, no? Quindi diciamo capite anche il modo con cui riportano questi punti, no? C'è per esempio Massimo Collegi, qualcuno, Massimo pure Simonelli un attimo prima ho visto che no, perché non facciamo questo di mestiere, siamo persone come voi e quindi diciamo capite anche le emozioni e l'emozione che ci sta che per la prima volta parlare a un pubblico così ampio. E a questo punto diciamo un applauso lo facciamo di incoraggiamento a Simone Proietti che ci parlerà della trasparenza. Ciao a tutti, sono Simone Proietti, ho 26 anni, sono nato a Roma e vivo a Roma, sono un sistemista di reti, precario, e sono entrato nel Movimento 5 Stelle proprio perché mi sono reso conto che non ho un futuro, che la nostra generazione non ha un futuro e se si andrà avanti così anche le prossime generazioni non lo avranno. Ci hanno tolto le sicurezze, la possibilità di avere un posto fisso e le conseguenti possibilità di mettere su famiglia. Dunque, proprio per questo, circa un anno fa, ho deciso di attivarmi, ho deciso di fare qualcosa in prima persona. Quando parlo con le persone nei banchetti, che facciamo? Vedo gente arrabbiata, quasi furiosa. E quando dico che servirebbe una rivoluzione di tipo violento, rispondo che la rivoluzione ci deve essere, ma di tipo culturale, nelle coscienze di ognuno di noi. Perché il sistema, io penso, è anche il più potente e intoccabile, è fatto comunque di persone. Quindi se le persone migliorano, migliora anche il sistema. Vorrei tornare alle cose normali, logiche, perché mi sembra di vivere ormai in un mondo illogico. E dunque, anche per questi motivi, appunto, la mia pillola di programma riguarda la trasparenza. In questi mesi di attivismo ho seguito i consigli municipali e in un'assemblea teoricamente pubblica mi sono reso conto che non è possibile effettuare video e foto e questa cosa mi sembra allucinante. Il Movimento 5 Stelle ha proprio come obiettivo la diretta audio-video dei consigli in modo tale da dare l'opportunità di seguire i lavori dei loro portavoce anche comodamente da casa. Inoltre renderemo il bilancio partecipativo. Insomma, vogliamo una trasparenza a 360 gradi. Concludendo, volevo dire una frase di George Bernard Shaw che dice: la libertà significa responsabilità, ecco perché molti la temono. Io non temo la responsabilità perché credo nella libertà e proprio in base a questo principio sono disposto ad assumermi qualsiasi responsabilità e a metterci la faccia. Ciao, scusate l'emozione. Ringraziamo Simone Proietti che anche lui è un candidato al Consiglio Municipale. Come ricordava, diciamo, una delle nostre attività è quella di andare anche a partecipare, a vedere ciò che accade all'interno del Consiglio Municipale e lì non vi è la possibilità assolutamente di riprendere. Anche queste battaglie, per esempio, qui c'è Enrico Pazzi, sono state portate avanti anche da lui, che una volta i carabinieri ti hanno proprio portato fuori perché non si può riprendere. Ed è una cosa assurda questa, non poter riprendere un'assemblea pubblica, un Consiglio Municipale. Adesso io Fabio Pacifico mi dispiace per te scherzo e anche lui parlerà sulla trasparenza e candidato pure lui come consigliere municipale, recati qua Fabio Pacifico. Buonasera a tutti, mi chiamo Fabio Pacifico, ho 34 anni, lavoro in una piccola società che si occupa di servizi per agenti di commercio. Sono sia il traduttore francese-italiano che il responsabile commerciale per il mercato francese e guadagno 860 euro netti. Non sono di Roma.
Non sono di Roma, ho passato più della metà della mia vita all'estero, soprattutto in Svizzera e in Francia. Vivo in questo municipio da 5 anni e mi ci sento a casa. A maggio scorso ho avuto una brutta malattia che mi ha fatto vedere la morte da vicino. Durante la convalescenza mi sono accorto che volevo impegnarmi di più per la mia vita e per quella del mio quartiere. Così sono andato alla riunione del Movimento 5 Stelle. Grazie. Il movimento vuole un rapporto di fiducia fra cittadino e pubblica amministrazione. Per questo motivo noi nel movimento ci proponiamo di essere limpidi e trasparenti su tutto quello che facciamo. In modo particolare vi vorrei spiegare come intendiamo gestire la questione legata ai soldi. Il movimento vive di idee, non di soldi. Per il suo funzionamento ci accontentiamo delle libere offerte dei cittadini. Ogni nostra spesa è online. Pubblichiamo sia le entrate che le uscite. Così vogliamo fare anche all'interno del municipio, rendere pubblico il bilancio, farvi vedere quante sono le risorse e come sono spese, magari con qualche commento che spiega i diversi rossi. Vogliamo che ogni cittadino possa vedere e farsi un'idea di cosa sta facendo la pubblica amministrazione. Noi non cerchiamo voti per gestire a modo nostro le risorse. Vogliamo persone informate per costruire insieme un municipio più bello. Grazie Fabio. E adesso la parola a Gilberto che ci parlerà del piano di mobilità del quarto municipio. Gilberto Calenda. Buonasera a tutti. Allora, mi chiamo Gilberto Calenda e sono nato nel 1961, quindi il prossimo mese faccio 52 anni. A un giornalista qui presente che me ne ha dati 10 di meno, sono debitore di 10 caffè. E, ho sempre vissuto a Roma, sono nato a Roma appunto, e attualmente vivo da 22 anni in questo municipio. Ho due lauree e varie pubblicazioni post laurea. Dopo alcune esperienze lavorative in multinazionali farmaceutiche, oggi lavoro presso l'Istituto Poligrafica Zecca dello Stato, una società che credo conosciate un po' tutti, quindi coniazione di monete, francobolli, insomma tutto ciò che avete anche nei portafogli, facciamo noi patenti, passaporti e via dicendo. E mi sono avvicinato al movimento a maggio dello scorso anno, quando ho conosciuto Giampiero Padalino e Davide Campanella, tra i fondatori del movimento del quarto municipio, oggi terzo, in una riunione dove si parlava dei problemi dei rifiuti e della mobilità nel nostro municipio. Attualmente faccio parte del gruppo per la revisione del programma per Roma, di cui presto avremo una prima versione da diffondere ai cittadini e che tutti voi dovrete votare per sapere quali sono le cose prioritarie da fare. Attraverso questo incontro desideriamo far conoscere meglio i progetti che intendiamo realizzare e che ci ha convinti a impegnarci nella vita pubblica e a mettere a disposizione le nostre capacità e competenze professionali. Una maniera nuova di vedere il nostro municipio che può dare una vita migliore a chi ci abita, dove le esigenze più profondamente sentite di donne, uomini, ragazzi, operai, studenti, pensionati e madri di famiglia vengono messe al primo posto. È per questo che oggi siamo qui, con la volontà di cominciare un lungo cammino, con la ragionevole speranza di realizzare insieme un'alternativa credibile a una classe politica travolta dai fatti e superata dai tempi. Mai come in questo momento c'è bisogno di gente con la testa sulle spalle creativa e innovativa, capaci di attrarre a sé persone che possano avere fiducia nel futuro. Uomini totalmente nuovi, siamo totalmente nuovi, in grado di offrire un programma fatto di impegni concreti e soprattutto comprensibili, e far sentire alle persone di fare un investimento su di noi e di aver affidato le loro speranze di radicale cambiamento rispetto alla politica e dei vecchi partiti. Noi vogliamo rinnovare il municipio, dare dignità e ragionevoli speranze a chi è più debole, a chi cerca lavoro, a chi dopo una vita poderosa ha diritto di vivere in serenità. Il nostro slogan è appunto: nessuno deve rimanere indietro.
che sappiano garantire ai cittadini per più sicurezza e farla finita con una politica di chiacchiera, una politica senza giri di parole e concetti fumosi. Ormai da troppo tempo viviamo un clima di sfiducia, di pessimismo e di scetticismo. La nostra idea è di rovesciare questa situazione, di rendere perfettamente trasparente ogni istituzione e di restituire alla società civile la speranza di un'alternanza e di un cambiamento. Sto per concludere. Allora, per arrivare a tutto ciò, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno. Solo dire una cosa: ciò che mi ha spinto ad abbracciare il movimento è il sogno di costruire insieme un municipio più giusto, più generoso, più sollecito verso tutti i cittadini, insomma dove sia più bello viverci. Sono convinto che con l'aiuto di tutti, impegnandoci a fondo e cercando di trasformare in azione politica quanto abbiamo scritto nel nostro programma, ce la faremo. Grazie Gilberto. Secondo preciso che attacchiamo, aspetta che diciamo, quale devo prendere? Tutte e due? Manco due microfoni, manco se va a marare. Se no sudata la cosa non ci sente. Prova? Questo. Prova? Ecco. A posto, si è allungato e si è staccato. Anche in questo non siamo professionali. Poco professionale, per favore, Maurizio, pensaci tu. Adesso parlerà Giacomo Totta, anche lui candidato consigliere municipale, su cultura e sport e piano mobilità. Prova. Ecco, ciao a tutti, sono Giacomo Totta. Come vedete, qui è un po' tutto partecipato, non solo il programma. Ognuno porta un pezzo, quello è mio, il proiettore è mio, e ognuno di noi ha qualcosa, porta qualcosa. Ma io sono Giacomo Totta, ho 37 anni. Dove? Qua. Scusate, non sono abituato a parlare in pubblico. Fatto. Allora, sono un po' emozionato anche perché tra un pochino nascerà mia figlia, quindi insomma, l'emozione c'è. Allora, vivo qui nel quarto municipio dal 2006, quindi non è molto, però posso dire che qui i problemi di mobilità sono tanti, un po' come tutta Roma, e noi diciamo con il Movimento 5 Stelle volevamo parlare di mobilità sostenibili, quindi di piste ciclabili, rete ciclabile e bike sharing, quindi diciamo il tutto integrato con un piano di mezzi pubblici metropolitani e quant'altro, di cui non parlerò. Però come primo punto, per quanto riguarda la mobilità sostenibile, dobbiamo sicuramente munirci di una pista di rete ciclabile sicura, che dovrà poi essere integrata con un sistema di bike sharing. Naturalmente una cosa funziona se c'è anche l'altra. Una rete di bike sharing senza una pista ciclabile non funziona perché è pericolosa. Dobbiamo dotarci di parcheggi per biciclette negli istituti scolastici e in tutti i nodi di interscambio, quindi nelle fermate dell'autobus, della metropolitana e quant'altro. Un'altra cosa importantissima è poter portare le biciclette all'interno dei mezzi pubblici, soprattutto della metropolitana. Si fa in alcune città europee come Madrid, Berlino, Londra. Qua a Roma si fa solamente nei weekend, quindi questa cosa dovremmo adottarla per tutti i giorni della settimana. Quindi dopo di questo, anche molto importante secondo noi, una rete di bike sharing capillare e funzionante, non come quella che è stata fatta fino adesso. Naturalmente, come dicevo prima, dovremmo integrare le due cose, perché sì, è vero, la bicicletta, ma deve essere anche una cosa sicura per tutti. Va bene, io vi saluto. Gilberto, grazie. Grazie a tutti, ciao. Grazie Giacomo.
Ovviamente diciamo... Prova? Avete spento tutto? No. Abbiamo staccato la spina generale, siamo proprio fuori dal mondo, siamo stati tagliati, vabbè, tutto a posto. Naturalmente diciamo questi molte parti di questo programma hanno a livello municipale hanno comunque bisogno di un sostegno da parte diciamo del comune per potersi realizzare. A questo punto infatti lascerei un attimo la parola al futuro candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Marcello De Vito, abitante del quarto, del terzo municipio ex quarto, di terzo ex quarto, perché ok, prego Marcello. Ciao a tutti, Marcello De Vito, 38enne, avvocato, ma come mi dice sempre Roberta Lombardi, ormai sono guarito, mi sono deavvocatizzato e sono contentissimo di essere qui stasera perché in questo municipio ho iniziato il mio attivismo e peraltro ci sono anche nato. Sono nato a Viale Gottardo, poi via Ettore Romagnoli, poi sono stato a Viale Tirreno, poi di nuovo a via Ettore Romagnoli, quindi sono una persona normale di questo municipio, ho studiato qui, ho fatto le scuole qui, pubbliche, De Gasperi, Barrili, poi il liceo Nomentano. E qui ho iniziato il mio attivismo un anno fa, mi accolse proprio questo signore qua alla prima riunione. I giornali ci hanno romanzato un po', no? Hanno detto che era iniziato con la famosa frase di Napolitano, no? Sul fatto che non bisognava dare spazio al demagogo di turno, che era appunto riferito a Grillo, frase che non mi piacque perché secondo me non rispettò degli articoli della Costituzione che dicono che chiunque può associarsi liberamente in partiti, non chiunque tranne Grillo, come pure che il nostro presidente è il presidente di tutti, quindi di tutte le forze politiche, che non ci sono forze politiche di serie A o di serie B o politica o antipolitica. Però in realtà il motivo era anche un altro, nel senso che dopo 38 anni vedevo il mio paese in quelle condizioni e mi faceva male e quindi ho pensato che era giusto attivarmi e dare il mio contributo di cittadino, insomma. E poi mi sono ritrovato infatti in una frase che dice sempre Beppe nei suoi comizi, vale a dire che ognuno di noi dovrebbe prendere una parte della propria vita e dedicarla agli altri, anche rischiando qualcosa, perché noi in realtà rischiamo anche, siamo in prima persona, diciamo, siamo in prima fila. E da quel giorno mi sono attivato, abbiamo fatto un sacco di cose con questi ragazzi che vedete qua, abbiamo fatto banchetti, ripulito più volte questo parco, preparato questo programma che vedete, a cui ho contribuito inizialmente anch'io, prima che mi occupassi delle loro elezioni regionali, e abbiamo raccolto a dicembre e gennaio, sotto al freddo, decine di migliaia di firme, perché i partiti hanno detto che solo noi dovevamo raccoglierle, che loro potevano entrare di diritto, e invece a noi ci toccava raccogliere decine di migliaia di firme, queste persone lo hanno fatto sotto la pioggia, e quindi questo è l'invito che io faccio, non è tanto un invito di programma, quanto un nostro principio basilare, vale a dire il concetto stesso di democrazia partecipativa, perché in questo paese la delega ha fallito, i partiti che abbiamo delegato per 20 anni si sono dimostrati dei partiti che hanno fallito, che sono stati incapaci, che ci consegnano, perché noi la prenderemo, una città con 13 miliardi di debito e ci consegnano uno Stato che... in cui il debito è al 120% del PIL, eppure oggi pare che sia colpa nostra, ma non è colpa nostra, la colpa è la loro. Quindi quello che noi vi chiediamo è di partecipare e di attivarvi, ognuno può dare il proprio, è chiaro che non tutti hanno del tempo da perdere, però anche, non so... Non prendere bottiglie di acqua minerale significa essere attivisti a 5 Stelle, perché significa che difendete la campagna per l'acqua pubblica, che è una nostra campagna basilare, e che al tempo stesso contribuite a fare rifiuti zero. L'acqua pubblica è una nostra battaglia basilare perché un referendum del 2011, del giugno del 2011, ha detto i cittadini, il 95% dei cittadini ha detto che l'acqua doveva tornare a essere pubblica, eppure in questo paese i referendum continuano a non rispettarsi, come il referendum del 93 con cui abbiamo detto che i partiti non dovevano essere finanziati. Noi continuiamo a ridare i nostri finanziamenti pubblici
i partiti continuano a tenerseli, da allora si sono presi 3 miliardi di finanziamenti pubblici. L'apporto di tutti è determinante, soprattutto per questa città che ha problemi grandi, problemi di mobilità, problemi di rifiuti, perché siamo indietro con la raccolta differenziata, siamo al 25%, per legge avremmo dovuto essere, se non vado errato, almeno al 70%. Pensate, nell'orario di punta a Roma girano 390.000 auto, significa che un romano su 7 si trova in auto. E quindi dobbiamo, solo le tasse sono aumentate, infatti, noi abbiamo preparato un programma comunale e crediamo di andare a risolvere questi problemi, come dice il nostro slogan, pensiamo di ridisegnare questa città, puntiamo ad arrivare ai rifiuti zero e quindi a spingere al massimo la raccolta differenziata. Ecco perché voi contribuite nel momento in cui fate la raccolta differenziata. Non vogliamo inceneritori, non vogliamo discariche, non vogliamo la discarica a Malagrotta né quella vicino, come si chiama, dove siamo andati ieri, Monti dell'Ortaccio, perché provocano il tumore, è provato, gli abitanti di quella zona la percentuale di tumore è più alta. Vogliamo ridisegnare la mobilità di questa città perché non ci va di stare ingolfati nel traffico. Esiste un piano di piste ciclabili che nessuno conosce, si chiama Piano Quadro delle Piste Ciclabili, che prevede la realizzazione di 1000 km di piste ciclabili a Roma. Noi lo metteremo nel nostro programma triennale, come pure punteremo sulle metropolitane leggere che costano un terzo, tipo di questa che è stata fatta qui, che è costata 600 milioni. Punteremo sui tram, sulle isole pedonali. Però il concetto che voi dovete sapere è che il nostro programma è aperto, quindi non è che lo decidiamo, noi interpelleremo sempre la cittadinanza, cioè noi stessi. Quindi io penso sia proprio un obbligo civico da parte di tutti di partecipare, e questo è l'invito che faccio. Quindi noi non siamo qui a chiedere un voto, certamente il voto è importante perché senza voto insomma non arriviamo, quindi sarei contento se sosteneste tutte queste persone qui del municipio, però la cosa fondamentale è la partecipazione da parte vostra. Grazie. Grazie Marcello, ovviamente diciamo in questo intervento hai ricordato alcuni punti del programma, perché poi c'è pure tutta la cementificazione, tutta la casa, il problema dell'impianto TMB che per esempio abbiamo qui. Allora vi cito solo un dato, a Roma 70.000 famiglie non hanno casa, giusto me l'hai ricordato, ieri 3.000 famiglie hanno occupato casa, siamo arrivati al punto che la gente si deve fare giustizia da sé perché le istituzioni non si occupano più di loro. A Roma ci sono migliaia di edifici inutilizzati e devono essere recuperati, e dobbiamo smettere di andare a consumare territorio in questo momento, e tutto questo invece va a favore dei palazzinari, diciamoci la verità. In questo momento Alemanno nelle ultime sedute del Consiglio Comunale approverà una serie di delibere per la cementificazione. Quindi, come dicevo, a Roma ci sono 190.000 abitazioni inutilizzate e ci sono 70.000 persone che non hanno casa, quindi questo è un ulteriore problema, insomma. Sì, inoltre vorrei ricordare diciamo l'iniziativa che hai fatto partire, che è quella della trasparenza, no? In questi giorni abbiamo fatto più Marcello ha richiesto accesso agli atti per due importanti iniziative. Una sei derivati del Comune di Roma e l'altro perché vorremmo capire, cittadini, le cariche che sono state assegnate, le cariche dirigenziali dell'ATAC, come sono state assegnate. E adesso diciamo, sì, ti lascio la parola, e chi sono queste persone, in base a quali meriti hanno preso questi posti, no? Sì, quando dicevo che siamo esposti in prima persona, nel senso che abbiamo fatto una prima istanza di accesso agli atti che Alemanno ci nega, perché sappiamo che stiamo andando a toccare un nervo scoperto. Il Comune di Roma ha 13 miliardi di debito, la precedente giunta Veltroni ha contratto almeno 3 miliardi di derivati, sono contratti rischiosissimi. Abbiamo chiesto di vederli, c'è un commissario straordinario che si occupa di quel debito pregresso che è di 12 miliardi e le carte non ci vengono date, quindi non sappiamo com'è la situazione. Peraltro molti comuni questi contratti derivati li hanno impugnati, tipo Milano, e ha ottenuto un beneficio, mi devo fermare? No. E ha ottenuto un beneficio di 700 milioni, e invece qui a Roma
questo non viene fatto, quindi sappiamo che c'è un comportamento, diciamo, di copertura su questi contratti che ci obbligano a pagare 500 milioni di euro solo di interessi ogni anno. Questo voi non lo sapete perché, come al solito, si agisce senza trasparenza. Abbiamo chiesto di pubblicare questi atti sul sito del Comune, ma non viene fatto, quindi quando entreremo noi chiaramente agiremo con totale trasparenza. Non esisterà che un contratto non sia pubblicato sul sito del Comune, informeremo i cittadini di tutto. Abbiamo fatto un ulteriore accesso agli atti presso ATAC, perché ATAC, come tutte le altre aziende municipalizzate, è stata fonte di sprechi per il comune di Roma. Sono state gestioni, diciamo così, molto leggere, sono state la vera e propria fonte, una delle tante fonti del debito. Pensate che Alemanno, appena diventato sindaco, subito dopo ha assunto 1000 persone. I dirigenti di ATAC ci costano 13 milioni di euro all'anno. ATAC è una società che ha 12.000 dipendenti, di cui circa la metà autisti, circa la metà amministrativi, il che è veramente un assurdo. ATAC ha prodotto un debito di bilancio di 300 milioni nel 2010 e di 179 nel 2011, ma tutto questo la cittadinanza chiaramente non lo sa, noi vi informeremo. Vi dicevo, i suoi dirigenti ci costano 13 milioni di euro all'anno, nonostante questo debito. Quindi abbiamo fatto recentemente un'ulteriore istanza di accesso agli atti per vedere i curricula di questi dirigenti, visto che molti di loro non sono neppure pubblicati. Quindi la situazione è questa, e quindi sappiamo che dovremo andare a controllare soprattutto su queste società municipalizzate, perché chiaramente il debito viene fatto perché si possono assumere persone semplicemente, senza concorso, e quindi in questa maniera si sviluppano le clientele. E quindi il nostro intendimento sarà di ripubblicizzare, riportare nei dipartimenti dei comuni molte di queste società in house che non servono veramente a nulla, tipo Zetema, queste società veramente inutili, dove però ci sono dei consigli di amministrazione costosissimi, dei dirigenti che ci costano, e questo comunque in un'ottica di lungo raggio, di ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali, l'acqua, ACEA, ATAC, tutto quanto, come avete stabilito il 95% di voi, noi cittadini, nel giugno del 2011. Però, ripeto, qua siamo sempre pochi, stiamo crescendo, però la partecipazione vostra, basilare anche la semplice conoscenza su queste cose, è fondamentale. Grazie. Grazie Marcello. Ovviamente facciamo una precisazione, perché può darsi che poi qualcuno, come al solito, strumentalizza le cose. Non è che noi vogliamo mandare i dipendenti a casa, assolutamente. Quello che noi vogliamo fare è che l'azienda finalmente ridiventi dei dipendenti, che sia trasparente. No, basta, infatti lo riblocchiamo. Quindi diciamo, ridiamo valore, riqualifichiamo effettivamente le persone che lavorano all'interno delle aziende e andiamo a capire questo management che sta messo là, come lavora e chi lo ha messo là, ok? E dopo facciamo spazio alle domande. Sì, dimmi. Vieni, così ti sentono. Sì. Buonasera, sono Lotuzzi. Spostati poco, se no passi. Siccome avevi parlato sulla rifinanziata rifiuti zero, io faccio parte delle UNICE e sto facendo tantissime battaglie, di cui l'ultima ad Albano Laziale. Volevo domandare la proposta vostra, visto che a Villa Spada c'è l'impianto di DMB, per chi non lo sa sarebbe il trattamento meccanico biologico del rifiuto, dove producono ecoballe di CDR che vanno solo a incentivare e i termolizzatori che sprigionano le diossine sono molto dannosi per la salute. Siccome i cittadini di Villa Spada sono anni che stanno pagando sulla loro pelle questa cosa qui, vorrei sapere qual è la proposta vostra del Movimento 5 Stelle su questa qui. Grazie. Grazie a te, ti ringraziamo della domanda prima di tutto. Diciamo, su questo tema poi parlerà un attimo Simone Santoro e ti risponderà. E naturalmente, diciamo, come tutti sappiamo, l'impianto TMB soprattutto è una competenza a livello regionale, dove comunque anche il municipio entra in merito e anche il comune entra in merito, ma soprattutto i rifiuti la maggior parte è di competenza regionale. Il municipio purtroppo non ha competenza, però Simone dopo ti darà delle indicazioni, perché questo caso all'interno del programma è previsto. Adesso lascio un attimo la parola a Alessio Di Bartolomeo.
e parlerà di cultura, sport. Buonasera a tutti, piccola presentazione. Mi chiamo Alessio Di Bartolomeo, ho 26 anni, sono nato a Roma ovviamente e ho sempre vissuto nel quarto municipio, beh, ora terzo municipio, prima a Montesacro e poi a Serpentara, dove attualmente risiedo. Ho conosciuto il gruppo del Movimento 5 Stelle da diversi mesi, insomma, quindi mi sono attivato anch'io e insomma posso dire che siamo una grande famiglia, dove pieni di idee, di speranze, insomma, per poter cambiare. E per quanto riguarda le competenze, visto che se ne parla sempre, io sono laureato in urbanistica e sistemi informativi territoriali, fa parte della facoltà di architettura e a breve prenderò la laurea in magistrale, appunto, in pianificazione della città, del territorio e dell'ambiente. Quindi, visti i miei studi, conosco bene quello che il nuovo piano regolatore generale ha portato danni al nostro municipio. Penso al quartiere Porta di Roma e al quartiere, ad esempio, Rione Rinascimento a fianco a Talenti. Quindi, ecco, adesso vorrei leggervi brevemente, appunto, dei punti del programma per quanto riguarda le attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale. Allora, per quanto riguarda lo sport, appunto, diciamo, favorire innanzitutto la pratica sportiva di base, quindi con promozione e incentivazione di eventi sportivi nelle strutture esistenti, la gestione degli impianti, quindi introduzione di un sistema di valutazione dell'uso degli impianti sportivi e ricreativi municipali dati in concessione e verifica della possibilità di annullamento della concessione in caso di mancata valorizzazione o speculazioni. Un altro punto importante del programma è la zona SIAE Free, ossia una promozione di zone, diciamo, centrali o comunque zone commerciali che diciamo, per promuovere esibizioni di strada tramite prenotazione e previa iscrizione al municipio, quindi un motivo per attrarre persone, giovani, in quelle zone magari dove sono state colpite dalla crisi economica e anche dalla crisi dovuta alla presenza di questi grandi centri commerciali. E per la cultura e arte, vabbè, l'avevamo già parlato un po' Giacomo, comunque appunto istituzioni di bandi di concorso per giovani artisti e writer, istituzione di un centro storico municipale, perché noi il municipio magari non lo sappiamo ma ha una storia dietro che parte proprio dall'inizio del municipio, che è Ponte Tazio, dove abbiamo appunto Città Giardino Aniene, che ovviamente poi nel corso degli anni con le successive speculazioni ha perso quel carattere storico e comunque noi vorremmo riproporre. Poi una promozione quindi del senso civico, campagne di educazione stradale nelle scuole, campagne di sensibilizzazione per l'obiettivo rifiuti zero. E quindi niente, cioè, visto quello che studio io nel municipio, mi piacerebbe comunque impegnarmi soprattutto per quello che riguarda la difesa e la riqualificazione appunto del territorio, le problematiche legate alla mobilità e all'ambiente. Questo è tutto, grazie di aver partecipato, ci vediamo.